Allora, abbiamo visto finora la denotazione coerente, quindi il denotatore coerente, che come detto può essere utilizzato se la trasmissione è in banda base, oppure se è in banda passante, ma è stata fatta una stima accurata della fase del segnale ricevuto. Può anche succedere che uno non voglia fare una stima della fase trasmessa, della fase aleatoria introdotta al canale. Allora, in questo caso si può fare ricorso a demodulazioni, al demodulatore incoerente. Quindi ora affronteremo il problema della demodulazione incoerente. E procederemo esattamente come abbiamo fatto nella la settimana scorsa. Quindi prima supporremo di trasmettere un solo simbolo, faremo la proiezione del segnale ricevuto sullo spazio di segnali, ricaveremo la regola ML e la regola MAP e poi generalizzeremo al caso di K simboli trasmessi. Nel caso di modulazione incoerente stiamo parlando di segnali in banda passante, quindi il segnale trasmesso è ST uguale 1 dei possibili J, M segnali disponibili al modulatore che, essendo segnali tutti passabanda, possono essere sempre scritti come un'ampiezza coseno 2π FCT più la loro fase. Quindi il segnale iesimo sarà A con I di T coseno 2π FCT più Φ con teta con I di T. Abbiamo detto che non è questo l'unico modo di scrivere i segnali passabanda, li possiamo anche scrivere come parte reale e tirare in ballo l'equivalente passo a passo. E l'equivalente passo a passo per l'esponenziale frequenza FC gli abbiamo dato un nome, si chiamava pre-sviluppo complesso o segnale analitico. Fatemi indicare questo segnale analitico con la tilde sopra, S tilde. Utilizzerò questa notazione perché è molto più compatta. Chiaramente anche per i segnali passabanda si può definire uno spazio di segnali S, che è lo span di tutte le possibili forme d'onda disponibili al modulatore, che saranno S con 1 di T, S con 2 di T, S con M di T. Tutte forme d'onda a banda passante, in banda passante. E quelle tutte esprimibili in questo modo qui sopra. E posso anche in questo caso definire una base per lo spazio segnale, fatemi chiamare psi con j di t, il jesimo elemento, per j che va da 1 a q, se la dimensionalità dello spazio segnale è q, base ortonormale di S. Con questo setup il segnale ricevuto è R di T uguale segnale trasmesso, cioè A di T coseno, e attenzione più Φ. Rotazione aleatoria introdotta dal canale. Nella demodulazione coerente abbiamo visto finora, Φ era nota perché era stata stimata e quindi è stata sottratta, perfettamente bilanciata. Oppure è in banda base e quindi non c'era nessun coseno, e quindi non c'era nessuna rotazione di fase introdotta dal canale. Più rumore, che è sempre gaussiano bianco, media zero, varianza sigma 4, modulazione impulsiva, quindi. Φ è una variabile aleatoria uniforme su 0, 2π. Come faccio a trovare la regola di decisione in questo caso? Ripercorriamo gli step fatti nel caso di demodulazione coerente. Prima cosa, proiettiamo sullo spazio di segnale.
come si fa a proiettare sullo spazio di segnale? E fatemela scrivere un po' meglio questa, perché così è un po' troppo lunga. Possiamo scrivere anche come parte reale, invece il 2, equivalente passo a basso, elevato a 2π greco i fct, elevato a fi, più rumore. O posso anche scrivere ancora più corto, parte reale, invece il 2, segnale analitico st di t per elevato a fi, che è il termine in più che c'è. Questo è il termine in più che mi dà fastidio. O mi impone, insomma, di fare cose differenti da quelle fatte per la demodulazione corrente. Dicevamo, procediamo come fatto nel caso di demodulazione corrente, per ricavare la regola ML e la regola mappa, e proiettiamo sullo spazio di segnale. La proiezione sul componente ortogonale allo spazio di segnale, abbiamo detto, non ci serve a nulla, quindi non la faccio proprio, la scatto. Se proietto lungo la agesima direzione di base, psi con j, ottengo la agesima coordinata del segnale ricevuto, r con j. E qui devo fare il prodotto scalare fra questo qui, segnale più rumore, e l'agesima forma d'onda di base. Quindi prodotto scalare tra parte reale di radice 2 elevato a i fi s di t e psi con j di t, più il prodotto scalare fra il rumore e l'agesima forma d'onda di base. Ok? Ora, questo prodotto scalare qui, ricordatevi che è un integrale del prodotto fra le funzioni. Quindi questo è l'integrale fra la prima funzione, parte reale di radice 2 volte elevato a i fi, s di t, e la seconda funzione, psi con j di t. Non coniugata, perché non stiamo parlando di segnali complessi qui, Psi con j è l'agesima forma d'onda di base dello spazio di segnali. Lo spazio di segnali è lo span di s con 1, s con 2, s con m di t, che sono segnali passabanda, dunque sono segnali reali. Poi un segnale passabanda reale si può scrivere come parte reale di un equivalente passabasso per l'esponenziale complesso a frequenza fc, oppure del segnale analitico. Essendo questo oggetto reale, lo posso anche portare dentro la parte reale, non cambia nulla, è un coefficiente moltiplicativo. E la parte reale la posso anche portare fuori dall'integrale, perché l'integrale della parte reale è la parte reale dell'integrale, perché l'integrale avrà una parte reale e una parte complessa, quando prendo la parte reale sarà prima la sola parte reale. Quindi questo lo posso scrivere come parte reale di radice 2 volte elevato a fi. Prodotto scalare tra s di t e psi con j di t, perché poi l'integrale lo chiamo prodotto scalare. Fatemi chiamare questa qui componente jesima della rappresentazione vettoriale di s con tilde di t. Fatemi chiamare questa qui componente jesima della rappresentazione geometrica del rumore n con j, e allora ottengo che r con j è uguale a parte reale di radice 2 volte elevato a fi s con j tilde più n con j. Accatasto tutte le q componenti e ottengo r vettore uguale a r con 1 r con q, perché ho q forme d'onda di base, uguale parte reale di radice 2 volte elevato a i fi
per S tilde vettore più N vettore. Ed ecco il nostro modello vettoriale. Ok? Che è molto simile, se non identico, al modello che abbiamo già visto nel caso di modulazione corrente. Segnale ricevuto, vettore, uguale segnale trasmesso, vettore, più rumore, vettore. N abbiamo già visto e già sappiamo che è una gaussiana a media zero, matrice covarianza sigma quadro identica. Per trovare la regola decisione ML o MAP ci serve la distribuzione del segnale ricevuto R condizionato al segnale trasmesso S. Vi ricordate? La regola ML massimizza la verosimiglianza. Quindi mi serve la densità di R condizionato a S al segnale. E poi se voglio la regola ML devo massimizzare questa densità sul segnale S e trovo il segnale più verosimile che è stato trasmesso. Regola decisione a massima verosimiglianza. Ora però qui ci sta una particolarità, c'è un'altra variabile d'onda, sì, uniforme su 0 e 2 pi gradi. Quindi mentre prima il segnale ricevuto condizionato al segnale trasmesso era rumore più una costante e quindi aveva distribuzione rumore, c'è cioè una gaussiana, solo invece avere media 0 aveva media il segnale, ora questo non è più vero, perché il segnale è anche un termine di fase, che è un'altra variabile d'onda. Quindi quello, l'unica cosa che possiamo dire è che la densità di R condizionata al segnale S tilde e alla rotazione di fase Φ, quindi se condiziona anche a Φ, allora questo diventa una costante. Questo è costante deterministico, tutto questo oggetto è deterministico. Allora il segnale ricevuto è un vettore deterministico più rumore, la sua distribuzione è gaussiana. Quindi fatemelo scrivere qui. R condizionato a S tilde condizionato a Φ è una gaussiana a media. Questo, parte reale invece due volte elevata di Φ S tilde e varianza sigma quadro identica. Di conseguenza la sua densità è semplice, la conosciamo già, e si chiama 1 su radice 2 pi greco sigma quadro alla Q per elevato a meno 1 su 2 sigma quadro norma quadro di R meno la sua media, parte reale di radice 2 volte elevato a I Φ S tilde. Ok? E fin qui tutto standard. Ripeto, nella demodulazione coerente condizionato a Φ non c'è perché Φ non ci sta, questa elevata a Φ non ci sta, e dunque la regola decisione a massima resilienza prevede di massimizzare questa funzione su S. Ma siccome questa è un esponenziale con esponente meno norma quadro, per massimizzare questo basta minimizzare la norma quadro e quindi andare a minima istanza, ed è quello che abbiamo fatto fino a un'ora fa. Ora, ripeto, c'è questo dettaglio in più. Condizionata a Φ la fase. Quindi questa qui non è la verosimiglianza, ma è la verosimiglianza condizionata. Per trovare la verosimiglianza bisogna fare la media su Φ di questa verosimiglianza condizionata. Così otteniamo la verosimiglianza incondizionata. Ripeto. Per trovare la regola decisione ML devo trovare la densità di R dato S tilde. Io invece ho la densità di R dato S tilde e dato Φ. Come trovo la densità incondizionata, cioè togliendo di mezzo Φ? Facendo la media rispetto a Φ. E quindi
f di r dato s tilde è la media di f di r dato s tilde fi, e cioè la media di quell'oggetto lì. Vi ripeto, come al solito, qui c'è il solito piccolo abuso di notazione, che r è variabile aleatoria, vettore aleatorio, ma è anche elemento dentro la funzione densità di probabilità. Quindi avrete utilizzato un r grande per il vettore aleatorio e un r piccolo per la realizzazione. Quindi questa sarebbe stata la densità, avrete scritto la densità di r grande condizionato a s tilde grande e fi tilde, fi, nei punti r piccolo condizionato a s piccolo tilde e fi, ok? Vettori aleatori, realizzazioni. Però è un po' pesante questa notazione, ci capiamo. Invece andiamo a fare questa media, e la media è facilissima perché ha la densità uniforme su 0 2π greco, quindi la media è l'integrale di questo oggetto per la densità 1 su 2π greco, integrale fra 0 e 2π greco. Quindi l'integrale fra 0 e 2π greco per 1 su 2π greco di questa qui. E anche qui avrei dovuto cambiare indice di integrazione, avrei dovuto chiamare x. La densità è di x di x. Oppure y, quello che pare. Invece sto utilizzando sempre fi. Però è un po' più semplice, è un po' più snella la notazione in questo momento. Bene, questa integrale si può fare abbastanza rapidamente perché è l'integrale di questa funzione. Il primo pezzo è costante, lo porto fuori dall'integrale. Quest'altro pezzo qui come diventa? Allora, al numeratore abbiamo elevato a meno 1 su 2 sigma quadro, norma di r al quadrato. Al denominatore abbiamo radice di 2π greco sigma 4 alla q, integrale di tutto quello che c'è dentro, quindi 1 su 2π greco, integrale tra 0 e 2π greco, cosa rimane? Io qui ho sviluppato la norma quadro, quadrato del primo r quadro, mi manca il quadrato del secondo e il doppio prodotto. Il quadrato del secondo è elevato a meno 1 su 2π greco norma quadro di parte reale di radice 2 elevato a fi s tilde, e poi rimane elevato a doppio prodotto, quindi 1 su sigma quadro prodotto scalare tra r e parte reale di radice 2 volte elevato a fi s tilde, un po' in piccolo qua ma si dovrebbe capire, ok? Fatemi un attimo semplificare ulteriormente quell'espressione, perché concentrandovi su norma quadro di parte reale di radice 2 volte elevata di fi s tilde vettore, voi ricordate che questo è norma quadro di parte reale di radice 2 volte elevata di fi s di t tilde, ok? Perché un prodotto con i vettori rappresentativi è come un prodotto scalare con le forme d'onda, quindi o ci metto norma quadro di s tilde vettore o norma quadro di s tilde di t forme d'onda, il prodotto scalare fra lui e se stesso, cioè la norma quadro, è la stessa.
abbiamo detto l'energia del vettore rappresentativo è uguale all'energia della forma d'onda. Ma questo qui era semplicemente ADT coseno di 2π greco FCT più θ dt più φ. Perché era il segnale passabanda con la rotazione di fase φ. Ok? Cosa, come può cambiare l'energia di questo segnale se qui c'è una rotazione fase φ dentro il coseno? Non cambia. Quindi questo è esattamente uguale a norma di ADT coseno di 2π greco FCT più θ di P, che è uguale all'energia di S. Ok? Quindi in realtà quel termine che qui è rimasto dentro l'integrale, perché vedevo che c'era una fase φ e l'integrante è φ, in realtà va fuori integrale perché questa è l'energia forma d'onda trasmessa, è l'energia del segnale. Quindi quella integrale diventa ancora più semplice perché si può scrivere in questa maniera. Intanto portiamo fuori tutto ciò che non dipende dalla variabile φ, e quindi elevato a meno norma di R quadro meno energia, più l'energia del segnale su 2 sigma quadro diviso la legge di 2π greco sigma quadro alla Q. Quindi ricordi tutto quello che c'è davanti, tanto queste sono tutte costanti che serviranno a poco, escluso questa, e poi rimane 1 su 2π greco integrale fra 0 e 2π greco di quell'altro oggetto, che a questo punto voglio affrontare anche lui qui da parte. Per vedere se si può scrivere in un'altra maniera, un po' più semplice. Lì abbiamo il prodotto scalare fra R e la parte reale di radice 2 volte elevato a i phi S tilde vettore, giusto? Vediamo se si può scrivere in un'altra maniera. Intanto questo è il prodotto scalare fra un segnale vettore, un vettore reale e un vettore reale. Quindi la parte reale posso anche portare fuori il prodotto scalare, perché sarà la parte reale di R, ma R, per la parte reale di questo, più i volte R la parte immaginaria, ma la parte immaginaria verrà buttata via dalla parte reale che sta fuori. Quindi questo è come dire parte reale di radice 2 volte, posso anche portarla fuori dal prodotto scalare, elevato a meno i phi, perché lo sto portando fuori dal secondo termine, e poi rimane parte prodotto scalare fra R ed S tilde. Ma il prodotto scalare la posso sempre scrivere come modulo la parte reale di un prodotto scalare, o meglio, la parte reale di un numero, che questo è uno scalare, è il modulo di quello scalare per il coseno dell'angolo di questo scalare qui. Quindi questa parte reale la posso scrivere come il suo modulo, radice 2, modulo del prodotto scalare tra R ed S tilde, per l'angolo di questo scalare qui dentro. O meglio, coseno dell'angolo. Quindi coseno di angolo di R e S tilde meno φ. Quindi questo integrale diventa elevato a radice di 2 volte modulo del prodotto scalare tra R e S tilde diviso sigma quadro, e poi per coseno di parte angolo fra R ed S tilde prodotto scalare meno φ del φ. Thank you.
In realtà la posso anche scrivere in quest'altra maniera. Invece di fare questo meno questo, posso anche fare phi meno questo. Perché il coseno non cambia, coseno teta è uguale a coseno meno teta. Perché l'ho scritto in questa maniera? Perché questa qui, questa funzione qui adesso, è una funzione nota. E si chiama funzione di Bessel modificata, del primo tipo. Funzione di Bessel del primo tipo modificata. Si chiama I alfa di x, ma questo è un caso particolare per alfa uguale a 0, quindi è la I con 0 di x. E x è l'argomento della funzione di Bessel, che è in questo caso l'oggetto che moltiplica il coseno. Quindi invece due volte modulo del prodotto scalare tra R ed S tilde. Diviso sigma quadro. Quindi abbiamo infine trovato la densità di R condizionata dal segnale trasmesso S tilde ed è elevato a meno norma quadro, norma di X, scusate R, quadro diviso 2 sigma quadro, diviso radice di 2 volte radice di 2 pi greco sigma quadro alla Q, e poi avanza I con 0 di radice di 2 prodotto scalare tra R e S tilde in modulo diviso sigma quadro, e poi c'è l'ultimo termine elevato a meno l'energia del segnale S diviso 2 sigma quadro. Ecco la densità dell'osservazione R condizionata al segnale trasmesso S. Qui dentro ci mettete il vero, il vettore ricevuto, R, quindi a questo punto diventa R vettore variabile vettore aleatorio. Fate variare tutti i possibili segnali trasmessi, S tilde 1, S tilde 2, S tilde con M, e avete la verosimiglianza, che è una funzione in cui varia il segnale trasmesso. Prendete quella che la massimizza e ottenete la regola ML. In realtà scritta così ancora non mi piace, quindi faccio un ultimo passaggio. Per vedere di scrivere un po' meglio quella parte reale di perché non mi piace, perché qui c'è l'energia del segnale trasmesso, va bene? Che è anche l'energia dell'equivalente passo a basso. Ma qui c'è l'energia del segnale analitico, scusate, non l'energia, c'è il segnale analitico. Noi lavoriamo o col segnale di partenza, quello passo a banda, o con l'equivalente passo a basso. In genere non lavoriamo mai col segnale analitico, ok? Quindi questo prodotto scalare qui non mi piace un granché, cerchiamo di vedere se si può scrivere in un'altra maniera. Voglio vedere un po' meglio se si può scrivere in altra maniera il prodotto scalare radice di 2 R vettore S tilde. Ok? La risposta è sì, si può scrivere in un'altra maniera. E per farlo, invece di lavorare con i vettori, lavoriamo con le forme d'onda, quindi RT scalare S tilde di T. Ok? Ma il prodotto scalare non è nient'altro che, tanto S tilde è il segnale analitico, quindi è elevato a, ovviamente passo a basso, per elevato a 2 pi greco i F C P. Ma io posso portare fuori l'esponenziale complesso e la metto qui,
Scriviamo quel prodotto scalare, questa è la radice di 2 volte integrale su tutto r di rt per il secondo segnale coniugato, quindi e elevato a meno 2π greco i fct equivalente passo a basso coniugato. Quindi è come se stessi facendo il prodotto scalare fra radice 2 volte rt per elevato a meno e l'equivalente passo a basso S del PD. Ok? Segnaliti l'ho scritto come equivalente passo a basso per esponenziale. Il prodotto scalare è il primo per il secondo coniugato, primo per il secondo coniugato. Ma questo lo posso anche vedere come prodotto scalare di tutto questo oggetto per questo. Ed è quello che ho fatto qui. Ora, come al solito, vediamo il prodotto scalare come una convoluzione del primo segnale che si chiama radice 2 volte r di t elevato a meno 2π greco i fct convoluto col secondo segnale che si chiama equivalente passo a basso, ma per vederlo come convoluzione l'altro deve essere coniugato e ribaltato. Questo passaggio l'abbiamo già fatto un'altra volta. Cosa cambia se io al posto dell'equivalente passo a basso, ribaltato e coniugato ci metto l'equivalente passo a basso, ribaltato e coniugato convoluto con una risposta impulsiva di un filtro passo a basso? Nulla, perché il filtro passo a basso è un filtro ideale che fa 1 nella banda del segnale e 0 altrove, quindi ha un segnale passo a basso. Se lo filtro per un filtro passo a basso ideale, non succede nulla, rimane sempre il segnale passo a basso. Quindi radice 2 volte elevato a meno 2π greco i fct convoluto la risposta impulsiva di un filtro passo a basso ideale convoluto slp di meno t coniugato. Dovrei fare h convoluto s, ma le parentesi non ce le metto, tanto il prodotto di convoluzione lo potrei mettere dove vi pare, e in particolare è più conveniente metterlo vicino all'altro, perché adesso cosa, se invece di vedere il primo convoluto il prodotto convoluzione dei secondi due vedete il primo convoluto del secondo tutto convoluto del terzo, cosa ottenete facendo il primo convoluto del secondo? Il segnale ricevuto lo moltiplicate per radice 2 volte esponenziale meno 2 pi greco i fct, lo filtrate passo a basso, è la conversione in banda base. Quindi quello non è nient'altro che il segnale ricevuto convertito in banda base convoluto S equivalente passo a basso ribaltato e coniugato. E quindi, se preferite, questo non è altro che il prodotto scalare fra l'equivalente passo a basso e del segnale ricevuto e l'equivalente passo a basso del possibile segnale trasmesso, e lo potrei fare non solo con le forme d'onda ma anche con i vettori. La densità del segnale ricevuto condizionato ai possibili, a uno degli m possibili segnali trasmessi, S tilde con 1, S tilde con 2, S tilde con m, è questa qui.
elevato a meno norma di R equivalente basso a basso, ma a questo punto, scusate, teniamo questo e questo come risultato. Ok? Questo ci otteniamo un risultato e questo ci otteniamo un risultato. E troviamo la regola M. Io volevo direttamente scrivere questo qui dentro, però a questo punto può anche non servire. La regola ML che cosa prevede? Di massimizzare la presimiglianza. Quindi massimizzare questo oggetto qui. Quindi il simbolo trasmesso a cappuccio è l'arg max della verosimiglianza su tutti i possibili simboli che posso aver trasmesso, a con 1, a con 2, a con n, cioè su tutti i possibili segnali che posso aver trasmesso, s tilde 1, s tilde 2, s tilde n. Questa regola è ML, no? Prendo la verosimiglianza e la massimizzo su tutti i possibili segnali che posso aver trasmesso. Posso aver trasmesso il segnale S tilde con 1, S tilde con 2, S tilde con M. Se più la verosimiglianza è massimizzata per S tilde con K, allora avevo trasmesso il segnale K-esimo, cioè il simbolo K-esimo. Ma se io voglio massimizzare questa verosimiglianza e la massimizzo su S, tutto quello che dipende da S è completamente inutile. Quindi questa parte qua non mi serve a nulla nella massimizzazione, perché è una costante. Basta che massimizzo questo. Quindi è uguale a argmax su i della i con 0 in radice due volte il prodotto scalare tra r ed s tilde con i in modulo su sigma quadro. Per cosa ci sta lì? Elevato ad energia del segnale. Quale segnale? Quello trasmesso. Che può essere il primo, il secondo o l'ennesimo. L'energia del primo segnale si chiama con 1, l'energia del secondo segnale si chiama con 2, l'energia dell'iesimo generico segnale si chiama con i. Elevato a meno e con i, e 2 sigma quadro. Ora, come vedete, quello che conta è soltanto questo prodotto scalare fra il segnale ricevuto R e S tilde con I, il vettore rappresentativo del segnale analitico. Ma abbiamo detto per l'osservazione precedente che questo prodotto scalare qui è uguale al prodotto scalare fra le forme d'onda equivalenti passo a bassi oppure fra i vettori rappresentativi degli equivalenti passo a bassi, qui ci manca un LT. E allora, se vi permettete di scrivere, di massimizzare invece che questa funzione, il logaritmo di questa funzione, perché il logaritmo è una funzione crescente, quindi io massimizzo il x, o massimizzo il logaritmo di x è la stessa cosa. Ci state? Se devo massimizzare una funzione f, è come se massimizzo la funzione logaritmo di f, perché tanto il logaritmo è crescente. Allora questo è uguale ad arg max su i del logaritmo della prima funzione i con 0 di radice due volte prodotto scalare fra gli equivalenti passo a basso oppure fra i vettori rappresentativi, come al solito potete farlo in un modo o nell'altro, diviso sigma quadro meno il logaritmo naturale, scusate, il logaritmo naturale dell'esponenziale, quindi meno l'argomento dell'esponenziale.
e con ISO sigma quadro. Senza radical 2, vero? Perché senza radice 2. Fatemela scrivere per bene, qua ci metto a cappuccio, cancello tutto quello che non mi serve, perché questa è la versione finale della regolazione. Chiaramente se c'è una probabilità a priori pi greco, allora devo massimizzare pi greco volte con i la verosimiglianza. Allora qua ci stava anche un termine più logaritmo della probabilità a priori, perché la, quello che dovete massimizzare era la verosimiglianza per la prior. Quando ne fate il logaritmo ci sta più logaritmo della prior e ottenete la regola matta. Bene, non me la fate riscrivere. Voglio solo farvi vedere che come si semplifica questa regola di decisione nel caso particolare in cui i segnali siano equienergetici, cioè tutti i segnali trasmessi hanno la stessa energia. Se i segnali sono equienergetici, allora qui stiamo sottraendo l'energia dell'iesimo segnale, che sono tutte uguali, quindi qui sottraiamo una costante, quindi questa costante non serve a nulla. Io devo massimizzare allora il logaritmo della con 0, ma massimizzare il logaritmo di qualcosa è come massimizzare quel qualcosa, devo massimizzare la con 0. Ma la con 0 è una funzione crescente, la con 0 di x è fatta così. Parte da 1 e poi se ne va così. E allora se devo massimizzare il logaritmo di con 0, è come massimizzare di con 0, è come massimizzare l'argomento di con 0. Quindi basta che massimizzo questo oggetto qui. Ma questo è il modulo del prodotto scalare di sigma quadro con un'altra costante, basta che massimizzo il modulo del prodotto scalare. Quindi la regola decisione diventa a cappuccio uguale arg max su i del modulo del prodotto scalare. Che è piuttosto semplice, anche intuitiva. Perché? Perché R è il segnale ricevuto, S è il segnale trasmesso. Io sto valutando il prodotto scalare tra R e S, ma il prodotto scalare ti dice quanto sono simili questi due segnali. Io cerco il segnale più simile. Ragazzi, qua ci manca l'indice sommatori. Scusa, ci manca l'indice. Io sto massimizzando su cosa? Su i. Perché qua ci ho messo l'iesimo segnale, e con i, l'energia di l'iesimo segnale, e qui ci va l'iesimo segnale, s con i, lp. Bene. Dicevo, il prodotto scalare è una misura della similitudine. Quindi faccio R scalare S, così vedo dentro R che segnale ci sta, immerso e nascosto dal rumore. Quando faccio il prodotto scalare esattamente col vero, lo provo con S con 1, provo con S con 2, provo a fare la similitudine con S con J, se ho trasmesso veramente S con J, allora questo prodotto scalare sarà molto grande.
In realtà non devo guardare il prodotto scalare, perché qui dentro ricordate che c'è anche una fase aleatoria che mi può far cambiare il segno. Allora prendo l'energia, il modulo, insomma. Perché è incoerente. Infatti nelle regole di decisione coerente il modulo non ci sta, perché io la fase la conosco, l'ho bilanciata, e quindi quando faccio il prodotto scalare, col segnale giusto, la funzione, la statistica di decisione clicca, è un valore molto grande. Qui invece no, perché ci sta anche la fase. Se la fase è 0 allora è molto grande, se la fase è pi greco è meno, quindi è molto grande ma negativa, eppure è proprio quello il segnale. Ne prende nel modulo.